Empoli, il servizio di Enzo Baldini. Due categorie di differenza che su 90 minuti si vedono tutte. All'Empoli basta molto meno di mezz'ora per chiudere la pratica Aquila e cominciare a pensare al campionato, alla sfida con l'Udinese dell'ex di Natale. La squadra di Sarri gioca a memoria anche perché, eccetto il portiere Sepe, il centrocampista Vesino, gli uomini sono quelli della splendida cavalcata in Aquila. Il primo gol è firmato Verdi, la rete che chiude di fatto la sfida, il solito Tavano, semplicemente straordinario, non solo per la doppietta. Gli abruzzesi provano a reagire, riescono pure a presentarsi qualche volta nell'area avversaria, senza però mai impensierire l'estremo difensore toscano. È stata una bella storia, abbiamo fatto una grande partita a Bologna, oggi i primi 20 minuti male, poi ci siamo ripresi alla fine del primo tempo, però naturalmente ci sono due categorie di differenza, devo solo fare gli elogi e i complimenti dei miei ragazzi lo stesso. Nella ripresa i padroni di casa decidono di rallentare, consentendo all'Aquila, se non proprio di tenere il pallino del gioco, di non sfigurare, almeno fino alla terza rete degli azzurri. Di nuovo Tavano, paradossalmente, visto l'età, ancora uno dei più freschi, al fischio finale. Ma io penso che sia una buona Aquila, perché noi abbiamo una buona squadra, un buon gruppo, sicuramente faremo bene, è normale adesso. Vedremo come sarà, adesso l'importante è cominciare bene, che abbiamo il Gubbio in casa, poi andiamo a Ascoli, poi domenica dopo domenica vedremo che forza abbiamo. E un'ultima ora di mercato, il pescato.